Bene ragazzi, siamo qui e la padre e abbiamo catturato solo una scimmia di queste malefiche che continuano a volare e non possono cadere. E tu devi tentare la sorte così buttandoti correttino a cavolo sperando di catturare, mentre loro intanto beate che volano e ti fanno il culo in tutti i modi possibili, capito? Mamma mia che nervi. Ora dov'era? Ah, eccola lì. Cherubin? Ah, mi sembra che questo sia un altro ancora. No, 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 seriamente. Troppe scimmie per livelli, c'hanno, spirito. Se preferivo più com'erano del primo. Cioè, poche scimmie per livello, ma ok, i livelli erano. Qui invece sono troppe scimmie per livello, c'hanno, spirito. Veramente troppe. Cioè, 20 scimmie per livello era a Specterland. Qui ora invece è una cosa normalissima, 20 scimmie. Mamma mia. Andare in alto, sì, è un po' complicato, qui la situazione. Qualunque cosa faccia, sono troppo lontano dalla scimmia, devo, Devo salire qui in alto e capire meglio, vediamo un po' se il segnale è migliore da permetterci almeno di capire dov'è la scimmia. Sembra su quel palo, mi sembra, poi si inclina in alto. Un po' così. Dai, sì che ce la fai, perfetto. Sembra sia lì, però continua a non indicare niente. Mamma mia, cioè, lo schermo in basso continua a non dire niente, cazzo però, ragazzi. Dai però, uffa, e però, Ah, qui dentro, allora vai, perfetto. Andiamo qui dentro. Ah! Aspettate un attimo, qui c'è da fare un enigma se non ricordo male. Sta a colpire le stelle. Vai. Forse si tutte le stelle. Ah no, ce l'ha proprio questo interruttore, ecco, evitando le stelle che gli potevano fare da ostacolo. Va bene, e qui scende una scimmia. Allora, no, ah, oh, questo è un centauro. Centaurus, va bene. Oh, quattro scimmie, a questo punto non ci resta che cercare il camerino. Non ci resta che cercare il camerino. Se radar non indica, vediamo un po'. No, non fiuta le banane, quindi vuol dire il camerino non è qui. Guarda che sarebbe un po' troppo scontato, Dunque, il mio... Ah, il radar perfetto, ora mi indica dov'è il camerino. Vai, che chiudiamo alla svelta qui, allora, cazzo. In giù. Sempre in giù. Ora, però, se scendo non mi comincerà a indicare verso l'alto, vero? Come tuo di solito. Sembra che il camerino sia qui da questa parte. Infatti, ci ho azzeccato, era proprio qui, bene. E super acchiappo e andiamo a ripulire anche questo livello del tutto. Ma cazzo, vai, perfetto, Kelvin. Dai, Kyle. Prossimo livello qual è? Ah, mi sembra sia avventura. No, no, non è avventura. Oh no, è il naufragio sullo Shimpanic, vero? No, è via delle scimmie, via delle fottute scimmie, che palle! Da non confondere con via della scimmia, che invece quello è il livello del Kung Fu. Sì, gli hanno dato dei titoli similissimi, ma non importa, non importa. Tanto i miei video non li guarda nessuno. A parte Dingo Dino e Style, Crash Stefano. E occasionalmente qualcun altro. Dunque, allora, mi ero ripromesso di andare subito. Ah no! No, torniamo all'area dei giocattoli, ragazzi, perché qui c'è un'altra scimmia super segreta. O super rara, scimmia super. Chiamatela come vi pare. Eccola qui, ragazzi! Pippo Tron Rosso! Vuoi essere mio amico? Dunque, lei è andata super acchiappo e questa è Pippo Tron Rosso, ragazzi. Quelle super rare ve le faccio vedere per bene perché vale la pena, sono proprio strane. Allora, abbiamo il super acchiappo consigliato perché qui. Ah, perfetto. Pippo Tron Rosso. Ne restano ancora 11, sì, cazzo. Darmi 11 scimmie da catturare così non è proprio una bella cosa,
per il backtracking di solito dovrebbero esserci di meno, invece cazzo ce ne sono tantissime, sia ce ne sono troppe sia alla prima vista che al backtracking, cazzo. Dunque qui sopra mi indica altre scimmie, o forse troviamo già il camerino, o c'è proprio una scimmia qui che non avevo visto la prima volta. Allora, direi di andare con super acchiappo, che mi stanno proprio rompendo i maglioni questi teleport, mamma mia. Non vedo scimmie. Direi che proprio qui in cima c'è il camerino. Ah sì, può darsi. No, devo aspettare. Aspettate, guardate, vi insegno un trucco. Facendo rannicchiare il vostro personaggio recupererete l'energia mutagena più velocemente. E vai. E il camerino l'abbiamo già trovato. Ora non mi devo rompere. Yeah. Allora, nell'area delle macchine, poi dell'auto da corsa, le abbiamo già trovate tutte. Quindi, stiamo tranquilli, ora riaccumuliamo energia mutogena per super acchiappo. Questo sono troppo impegnato a giocare ai coniglietti, vedo. E a saltellare come dei drogati per accorgermi che io sono qui pronto a catturarle. Vai, super acchiappo. E andiamo. Contattiamo. Giusto, dobbiamo andare... Stavo dicendo prima che mi accorgessi del tipo trono rosso. Dobbiamo ritornare all'area dei... Qual era? L'area della famiglia conigli, così ne avevamo lasciate già tantissime. Allora, qui ho aperto tutti gli armadietti e vedo che... No, qui aspettate. Niente. Ci sta mai, ragazzi, Apriamo tutto. Deve esserci qualche altra scimmia che si nasconde. Va bene, niente. Quindi usciamo dal camerino. È fatta. Ora ritorniamo all'area dove c'erano le famiglie conigli, la famiglia coniglio, lì ce n'erano ancora tantissime da prendere, ragazzi, ne avevo presa solo una perché c'era andata alla fine del livello e con quell'unica che ho catturato ho chiuso tutto. Cioè ho chiuso i conti col livello, quindi torniamo qui all'area dei giocattoli, cioè usciamo dall'area dei giocattoli e andiamo dove registravano il programma della famiglia coniglio. Ma che ci penso, la serie di Cartoon Network a casa dei Loud inizialmente doveva essere una famiglia di conigli e non di persone, ma... Dai, insomma, a parlare di famiglie di conigli, metto un attimo in mente questo aneddoto ora che nessuno, che cosa sta parlando? Allora, eccoli là, guarda, ci sono ancora tanti e abbiamo fatto venire il giorno, no? Sì, è già attivata la cosa, quindi va bene, andiamo sopra a chiappo, catturiamoli tutti, dai! Cazzo, papà coniglio, mamma coniglio. Vai, Yolanda, e adesso aspettate, ci sarà qualche altro coniglio qui su questo set. Ah, rimaste 4, ma quelle del camino le ho già prese, quindi sono in giro per il livello, va bene. Tanto andiamo qua sopra che c'è un'altra scimmia da catturare. Perfetto, perfetto, vedete perché dietro al sole c'è in realtà qui degli spalti dove arrampicarsi sul cielo. E un arcobaleno. Dai, qui c'è una scimmia, me lo ricordo, eccola là infatti. Un'altra scimmia con le orecchie da coniglio. Pulkin! Ah, qui però c'è una leva. Premiamola. Ah, torniamo giù, va bene, niente di che. Va bene. Usciamo pure da questo programma. Abbiamo preso tutte. Ora dobbiamo andare in quelle che non abbiamo mai visitato. Quella del robot dalle sembianze di tipo c'è quella con i teleport. Sì, ci sono due cose che non abbiamo proprio visitato per niente. Sperando di fare tutto nei tempi dell'episodio. Sperando davvero, ragazzi. Allora, qui vabbè. Andiamo. Tanto mi ricordo come si fa a controllare il robot. Ah, ora so anche come si fa a saltare. Vai, perfetto. Maledizione, mi dimentico che devo prendere tutte e due per farla andare avanti. Dai, salta tutte e due, perfetto. Ora solo questa, tutte e due. Ah, devo riprenderci un po' la mano, questo maledetto. Salta, Donna, guarda, perché deve rimbalzare all'indietro quando colpisco un muro? No, aspettate, chiedo scusa per l'inquadratura pessima, ma... Dai. Ah, qui c'è un robot da distruggere, ma cazzo, no? Dai. Ho vinto contro il dottor Tomuki, non potrò perdere mica contro questo adesso. Dai. Oh. È dura morire, sto a fare, merda. Cazzo, dai, ora la catturiamo. Dov'è? Ah, eccola qui. Coach,
Allora, indica altre cose questa strada. Ah, vedo che qui il coso prosegue, ma dobbiamo comunque scendere. Infatti sono anche sti cosi qua. E via, adesso stare, allora. 10 minuti, cazzo. Ah, siamo usciti, perfetto. Allora, le ultime due saranno nell'unica attrazione Ender, di Capo Rada. Nell'unica attrazione che ancora non abbiamo visitato. Oh, una grande telebot. Allora, infatti ce n'è una, vedo subito. Però serve il ninja miracolo. Hidden Treasure, va bene, andiamo a Hidden Treasure. E al diavolo i messaggi di che dice il vero tesoro è l'amicizia, perché chi trova l'amico trova il tesoro, ma chi trova il tesoro se ne frega dell'amico. La realtà è questa. Allora, dobbiamo sì continuare a camminare sulle corde, ma tranquilli, vi ho già detto che la trasformazione in ninja non svanisce mai se state camminando su una corda o correndo sul muro. Ah, questi sono stati proprio gentili, vi mettono... vi mettono la capsula di energia autogena. La svelta, allora dunque vediamo. Radar me ne indica una, sì, una, ma l'altra dov'è? Asceta. Niente. No, non c'era l'altra scimmia. Mamma mia! L'ansia adesso, cazzo! Ah, me la indica qui, perfetto. Ah, perfetto! Ultima scimmia è qui, ragazzi! Cowboy solitario adesso, veloce, perché per proseguire dobbiamo sparare a tutti questi teleport. Per far sì che si apra una via verso la stanza successiva, sì, catturare così l'ultima scimmia. Sapete, questo richiama al western improvviso, wow. Il programma pieno di spari non ce lo vedo per i bambini, ma vabbè, se spari con delle pistole di vernice allora ci sta. Ok, eccola qui, è uscita, e la visuale seppure rimessa per bene, ma... io adesso sono scorretto perché divento un'eroina magio shoujo e ti catturo. Sì, col potere del kawaii! Dicevo, col potere del kawaii! Vai, coda lesta. Oh, bene o male! Abbiamo finito nei tempi dell'episodio. Quindi ora per il video di oggi posso anche smettere di girare, sono soddisfatto. Ah. Vai, livello completato. 4 scimmie. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima con Naufragio dello Shintanic. Dai che oramai col backtracking stiamo a più di metà, quindi ciao a tutti ragazzi e alla prossima!